Salve amici di Zoom, vi faremo vedere un filmato che abbiamo realizzato qualche tempo fa. Era la protesta di un lavoratore delle Ferrovie della Calabria, era stato trasferito nonostante dovesse accudire una figlia con disabilità grave. Che cosa è successo dopo il nostro servizio? Oggi in Zoom. Il signor Lucisano lavora nelle Ferrovie della Calabria, nella struttura di Gioia Tauro. Qualche tempo fa è stato trasferito da Gioia Tauro a Catanzaro. Questo trasferimento sarebbe stato devastante per la sua famiglia perché, come vedete dalle immagini, come vedete dal servizio che noi abbiamo realizzato qualche tempo fa, questo papà deve, oltre a lavorare, occuparsi di una figlia con disabilità grave che ha bisogno di essere accudita 24 ore su 24. Dopo le proteste del signor Lucisano, dopo il nostro servizio, le Ferrovie della Calabria ci hanno ripensato. Sentiamo. Allora, grazie al telespazio Zoom Calabria, grazie a Graziano Tomarchio, che è intervenuto dietro pubblicazione su vari giornali e pure emittente TV e Telereggio. Io ho fatto questa protesta perché, avendo una figlia disabile grave, non di poca entità ma di una grande entità, perché ha bisogno di essere accudita H24, grazie al signor Tomarchio io ho avuto di recente un contatto telefonico con il mio legale, dove mi diceva di andare presso recarmi presso lo studio, che mi dava buone notizie. Quando mi sono recato da lei, mi ha detto che il legale dell'azienda aveva contattato lei perché mi lasciavano qua a Gioia Tauro, che dovevano prendere degli accordi e quindi che io non venivo più trasferito, ma che rimango qua nella sede di Gioia Tauro. Questo grazie di nuovo, ripeto, a Telespazio Calabria, a Zoom e al signor Tomarchio ancora una volta. E quindi ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini, che mi hanno collaborato e mi hanno dato forza, coraggio, sostegno civile, morale, eccetera, eccetera. Perché questa non è una cosa, ripeto, da poche entità, è una situazione molto grave. E all'apparenza non sembra, però se uno la va a provare, la va a cercare, vedi, se ne rende un po' conto di com'è la situazione, perché non è facile, ripeto, perché mia figlia deve essere accudita H24, poi ha bisogno, con ordine cronologico, varie visite che lei deve essere accudita, visite in generale, perché lei ha una malattia molto grave, è infatti una malattia rarissima che lei deve essere tuttora accertata. E quindi se io non, essendo trasferita a Catanzaro, mia figlia chi è che l'accudiva? Logicamente no, io non, per questo è che mi sono rifiutato e ho messo i piedi per terra, perché non era una cosa reale da fare, essendo mia figlia con questa gravità. Ha bisogno di essere alzata dal letto, portarla in bagno, fare la doccia tutti i giorni, eccetera, eccetera. Se deve portarla dal dottore oppure in terapia, come già ho detto, in palestra, e le visite specialistiche che realmente vanno fatte tutti continuamente, perché lei con la malattia che ha, ripeto, deve essere accudita e con tutti i mezzi possibili e immaginabili, avere un sostegno civile e morale, perché anche lei è andata in depressione ed è tuttora demoralizzata e terrorizzata, perché continuamente mi fa: dove vai papà? Vengo con te. No, io dico: non puoi venire sempre con me, no, io vengo con te. E quindi pure lei è rimasta scioccata di tutto ciò, perché adesso è quasi un anno, tra un mese, a luglio fa un anno che io ho avuto questo colpo di grazia, come devo dire, questa sentenza della mia azienda, perché non sono state per niente nei miei confronti, non sono stati né umani né, come devo dire,
né umane nemmeno hanno avuto rispetto e dignità verso gli ammalati, perché continuamente in televisione, in tutti i giornali si parla continuamente di queste cose, però loro di tutto questo, di tutto ciò non hanno ritenuto opportuno di aver rispetto né per gli ammalati né per nei miei confronti, ma giustamente, come ho detto tante volte, l'hanno maltrattata mia figlia perché non erano cose da fare, perché finché era una cosa di lieve entità ero io il primo che ero d'accordo che loro avevano di bisogno là che andavo, però visto le condizioni e la gravità di mia figlia, nel modo più assoluto e categorico, come già sempre ribadito, io mi sono opposto con tutte le mie resistenze, con tutto questo io di nuovo ho rifatto una lettera e l'ho rispedita di nuovo al Signore, a Sua Santità il Papa questa volta e tutto il rimanente, come ho già citato prima, al Presidente della Repubblica, al Ministro della Famiglia, al Signor Presidente del Consiglio Letta, al Ministro della Pubblica Istruzione, al signor Presidente della Provincia, al signor Presidente della Regione, al signor Prefetto, all'assistente sociale del Comune di Gioia Tauro, al signor Sindaco del Comune di Gioia Tauro, all'assessore all'affare sociale della Regione Calabria, al signor Dottor Corbelli, eccetera eccetera. Quindi a tutt'oggi sto aspettando ancora delle risposte di tutti questi signori che l'ho inviata di recente, però già qualcuno anche dal ministero non ho ricevuto tante volte, però siccome il telefonino a me non mi prende bene qua a casa, il ministero del lavoro mi ha contattato ma non è stato mai possibile. Fino a tutt'oggi ho chiamato proprio 10 minuti fa, mi hanno detto che se non so chi è che mi ha contattato io non mi possono passare la telefonata. È più di 2 settimane che mi continuano a contattare, però mi arriva sempre il messaggio perché, ripeto, il cellulare qua a casa mia non prende. E quindi sembra che ci sono segnali positivi nei miei confronti, però grazie a tutte queste mie contestazioni, come le devo descrivere? Perché io mi sento come un emarginato, mi hanno maltrattato tutta la mia famiglia, perché pure mio papà c'è di mezzo in questa situazione, anche mia mamma. E loro, l'istituzione, allora mi avevano mandato i carabinieri per fare l'accertamento di questa realtà dei fatti. E infatti sono venuti i primi carabinieri da mio papà e hanno visto la realtà dei fatti come è stata e mi hanno chiesto i documenti dell'accertamento dell'ASL. Dopo è passato un mese circa, sono venuti a casa mia la stessa cosa, anche con mia figlia che hanno richiesto pure i documenti, però dicendomi pure loro che è una cosa grave, che dovevo lottare, però alla fine che io avrò buoni risultati perché alla fine mi daranno ragione a me. Infatti sembra che si sta avverando quello che mi hanno detto pure la legge, che man mano che si andava avanti, anche se 2 giudici mi hanno condannato del lavoro, anche pure a pagare spese giudiziarie, alla fine sembra che l'azienda si è decisa di ritirare questa cosa, questa resistenza nei miei confronti. Quindi hanno contattato il mio legale dicendomi, dandomi queste buone notizie, che io rimarrò a Gioia Tauro, però ancora di verbale non c'è niente. Si aspetta che l'azienda e il mio legale si mettano d'accordo e che mi contattino a me per firmare i verbali, sempre se vanno bene nei miei confronti, se no mi rifiuto di firmarle, si va avanti come già gli ho riferito al mio legale come prima di continuare. Cosa vuole dire all'azienda? Da parte mia le posso dire grazie, però questo grazie lo dovevo dire molto prima, non che mi dovevano fare prima maltrattare, schiacciare sotto i piedi, ma non, ripeto, a me personalmente, ma all'ammalato, perché non hanno avuto rispetto per l'ammalato. Comunque, con tutto ciò, io anche a malincuore le dirò grazie quando sarò di pianta stabile di nuovo a Gioia Tauro. Signor Lucisano, lei perché si rifiutava di andare a Catanzaro a lavorare? Io mi rifiutavo e ho posto molta resistenza, non per quanto riguarda me personalmente, ma per il grande problema e la gravità di mia figlia, perché non avendo un problema come mia figlia o come i miei genitori, ma principalmente come mia figlia, lasciamo stare i genitori. Io se non avevo tutti questi problemi ero il primo, come già detto in altre volte, in altre cose, che ero il primo ad andare a lavorare là, perché non perdevo niente. Io non è che voglio perdere il posto di lavoro oppure che sono il figlio del re, oppure non lo so, come devo dire, figlio di nessuno, che sono un
uno che mi voglio mangiare le persone. Io non sono niente di tutto ciò. Io voglio che rimanevo qua sul posto di lavoro per il solo grande problema di mia figlia, perché chi fa a accudirla? Chi è che la alza dal letto? Poi mia figlia soffre anche, come ho detto prima, di questa grande grave malattia che non è stata riconosciuta. E in più, se tutto va bene, sto già vedendo di contattare il centro Stamina per fare questa esperienza anche io con mia figlia, perché mia figlia rischia di morire da un momento all'altro, perché anche mentre mangia rischia di soffocarsi. Noi abbiamo anche l'attrezzo per poter aspirare, se riusciamo, perché diventa cianotica quando mangia, si soffoca, e quindi abbiamo pure la macchinetta per aspirare i liquidi oppure i solidi, quello che si riesce a fare. Ma già tante volte mi ha mangiato le mani a me, perché serra la bocca completamente e diventa cianotica, proprio asfissiata. Tutto questo è dovuto alla grave malattia che lei ha, tutt'oggi non è stata riconosciuta, come i ragazzi che tutt'oggi ancora sono in lista là, non so quanti, che dicono che è una malattia rarissima. Ripeto, i miei figli erano due, il grande è mancato, adesso se era qua aveva 32 anni, doveva farli, è una malattia rarissima, 12 casi con i miei figli nel 95, e tutt'oggi hanno i banchi dati di mia figlia, però, e anche del figlio, e senza nessuna cosa, perché non hanno risorse umane e per gli studiosi per andare a ricercare questo tipo di malattia. Si spera che con questo tipo di cellule staminali, come già hanno detto, che funzioni, e quindi mi auguro che anche mia figlia può avere grande miglioramento, perché la malattia più o meno è uguale e simile a quei ragazzi che già sono in lista per fare questa cosa. Sto aspettando pure io questo per riuscire a trovare il canale, la cosa per poterla portare. E in più devo aspettare che mi chiamano dalla Stella Maris per ricoverarla là e valutare insieme a loro pure questa cosa. Dopo un mese e più di lotte qua locale, che è la realtà dei fatti, mi hanno dato proprio oggi l'esito telefonicamente da Orianova, che loro mi hanno inviato il fax alla Stella Maris a Pisa. Quindi aspetto da giorni che mi contattano per poterla ricoverare, per fare l'esame di routine e valutare la cosa, insieme ai dottori di là e tutta l'equipe che c'è sta là, sociopedagogico, psicologico, neurologico, e tutto. Là ci sono dei scienziati per quanto riguarda a me e quello che mi risulta a me. Di tutta questa vicenda, a chi vuole ringraziare come istituzione? Ma guardi, come istituzione, diciamo, io non è che me la posso prendere con tutte, ringrazio tutte, però qua a livello locale, per me è come se io non esista, non mi vede nessuno, non lo so. Io ho scritto a tutti, però quelli che si sono mossi sono stati, come ho detto prima, il Presidente della Repubblica, il Segretario del Presidente della Repubblica, il Ministro della Famiglia, il Segretario della Regione Calabria dell'Affare Sociale, come resto tutto zitto. Quindi ringrazio un po' tutto lo stesso, perché non ho niente contro nessuno, però secondo me mi hanno... Quando uno scrive una lettera e la invia alle varie istituzioni, penso che avrebbero l'obbligo di almeno di rispondere, perché io sulla lettera di sotto ho scritto: per favore datemi una risposta. Però qua tutto tace, finché loro non sanno niente, poi magari poi chiamano e dicono: guarda, io ho visto questo, ho visto quest'altro. Però prima di tutto ciò loro non vedono niente, né se una persona muore, se campa, se la devono andare a dare sostegno civile e morale. Ripeto, tutto tace, però quando poi magari vedono uno che si impicca oppure un'altra cosa, perché dico delle parole brutte che mi escono spontanee, allora poi scappa l'istituzione, scappa la legge, scappa il prefetto, scappa il magistrato, e vedono il problema della famiglia. Però prima tutto tace, tutto dorme, e la società schiaccia chi ha i problemi, i veri problemi, perché queste sono realtà che si vivono tutti i giorni, però li vive chi ce l'ha. Chi è all'esterno di queste cose non nemmeno se ne rende conto, e per queste che schiacciano continuamente la dignità dell'uomo, dell'ammalato più che dell'uomo, perché l'ammalato è quello che è indifeso. E come ho già detto e ripetuto altre volte, in televisione ci fanno vedere le Iene, il Gabibbo, che i cani vengono maltrattati, che li portano in gabbia dall'estero, però di tutte queste cose a me mi fanno sì pena. Ma una vita umana, un soggetto ammalato come mia figlia, oppure anche meno di mia figlia, perché non vanno a vedere i problemi, la realtà dei fatti di una famiglia
e dare sostegno, aiuto civile e morale, non lo so. Tutte queste cose sono cose che a uno gli fanno male, però se non li prova personalmente non se ne rende conto. Solo, come ho detto pure altre volte, dice: ah, poverino, dice, ha questa sofferenza. Però dice, dopo che gira a volta la strada, dice: chi ce l'ha, se lo tiene il problema, perché non tocca nessuno, tocca solo chi lo vive tutti i giorni. Queste sono cose che a me fanno rabbia e tristezza e amarezza. E se parlo così è perché ormai sono talmente preso e non so nemmeno quello che dico dalla bocca. Lei 2 giorni fa ci ha detto a telecamere spente che è stato contattato dall'onorevole Luigi Fedele. Sì, Cosa gli ha infatti detto? io l'ho aggredito, lo voglio dire pure qua, però nello stesso tempo gli chiedo scusa perché non è che io ce l'ho con lui, ma già gli ho detto pure all'onorevole Fedele che io ho scritto delle lettere inviate al Presidente della Repubblica, al Ministro della Famiglia, eccetera, eccetera, al Signore, adesso pure alla Sua Santità il Papa. Dico: ma qua perché le istituzioni non vanno a leggere le lettere e le gestinano prima che arrivano? Questo a me mi dà fastidio perché io non è che. Ripeto, all'assessore Feleri l'ho aggredito, però non è che io me lo voglio mangiare, io sono talmente preso dalla mia rabbia, dai miei nervi, e non vedo nemmeno quello che dico dalla bocca, perché loro non è che devono andare a leggere sul giornale, quando io ho scritto delle lettere, loro dicono: io l'ho letto l'altro giorno e l'ho visto l'altro giorno. Io quando viene al 30 di luglio è un anno che sto combattendo questa cosa, perché le cose con i giudici se ne vanno alle lunghe, quindi nessuno sapeva Ma niente. in sintesi cosa gli ha detto? Che lui aveva letto sul giornale e le dispiace questa cosa, che sta provvedendo anche lui ad aiutarmi per farmi rimanere a Gioia Tauro. Io su questo lo ringrazio, però sull'altro l'ho aggredito e gli chiedo scusa, perché non è che, ripeto, non mi voglio mangiare le persone. E allora meglio così. Il signor Lucisano non dovrà spostarsi a Catanzaro, rimarrà a Gioia Tauro e potrà accudire la sua figliola che, come avete visto, ha questa disabilità grave. Tutto bene quel che finisce bene. Sentiamo cosa ha detto anche l'assessore Fedele su questo caso. Ho già parlato con il signor Lucisano, quando ho saputo il suo problema, da un punto di vista giuridico doveva andare a Catanzaro e deve andare a Catanzaro, ma considerando la grave situazione familiare che c'è, abbiamo già trovato la soluzione e quindi sicuramente potrà stare vicino alla figlia per poterla curare. Ho già chiamato direttamente lui già circa un 20 giorni fa.